Ehi, buono! Muori! Let's play. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono Mami di Dita Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di The Forest. The Forest, per chi non lo conosce, è un gioco survival sandbox, sì, lo possiamo chiamare sandbox, nel senso che comunque potete raccogliere materiale in giro, potete modificare il mondo che avete intorno a voi e potete fare le vostre costruzioni personalizzate. Ma oltre a questo, l'obiettivo di questo gioco è andare a ritrovare il proprio figlio che è stato intrappolato, preso da dei brutti ceffi cannibali che ci stanno dando del filo da torcere. Stavo facendo la mia gita in barca come ogni mattina quando mi sono ricordato che mi avrebbe fatto tanto piacere andare a prendere la mia katana, che da qualche parte sta in qualche caverna. Intanto finisco di costruire questa casa che vi avevo detto e vi avevo promesso che avrei costruito. Intanto qui c'è anche dell'altra roba che probabilmente a fine video vi farò vedere, se non la intravedete prima, ma sarò molto bravo e sarò molto attento a non farvela intravedere prima. Comunque, questa è la mia nuova casetta in cui potrò giacere. Ah, cioè, ok, molto carino. Però, cioè, voglio dire, questo letto mi avete lasciato, che schifo. E fate proprio schifo, fate. Allora, il mio obiettivo è andare in questa direzione qui, perché ci dovrebbe essere un campo di cannibali con un altro lago e l'entrata di una nuova caverna. In quella caverna, se sono fortunato, trovo la katana, se sono sfortunato, trovo un'ascia. Se sono ancora più sfortunato, trovo solo un grazzone. Ah, comunque, ragazzi, è venuto a farmi visita il boss vagina lì, quel brutto ceffo, e non è stato piacevole, anche se per fortuna, ve lo dico sinceramente, io ero sul mio piedistallo, quindi l'ho potuta bombardare dall'alto e non ho avuto grossi problemi, ma non è stato molto piacevole. Comunque, off camera, sono andato anche a caccia di cervi, infatti mi sono costruito questa water skin che è piena piena d'acqua, e mi sono costruito un'accetta migliore, perché questa ascia craftata è molto meglio di questa cacchettina qui. Mi sono costruito un arco, guardate, c'ho un po' di frecce, 8 frecce, non mi serviranno granché contro i cannibali, però diciamo che ce le ho. Le mie trappole di conigli hanno iniziato a produrre conigli, cioè nel senso che li hanno intrappolati, ora sono qui carini, coniglietti, c'ho coniglietti belli. Ok, rimanete lì dentro perché io devo andare a caccia di brutti carnibali. E devo trovare il loro campo e soprattutto devo cercare di procurarmi... che cos'è? Ah, buono. Devo cercare di procurarmi degli altri bows, sarebbero i liquori, ragazzi, perché no, li ho finiti. Cioè, sono un po' corto di liquori, ne ho giusto 2. Ci vogliono circa 4 liquori per ammazzare, cioè 4 molotov per ammazzare una merda di quel tipo lì, il boss vagina. E Dio solo sa cos'altro potrei trovare. Sono già arrivato al campo cannibali, ottimo. Questo cosa sarebbe? Lo usate per stapparvi i buchi più nascosti, eh? Chi è? Chi è? Chi va là? Ci sono coccodrilli in questa zona? Ehi, che sono questi rumori? Sono rumori strani che non ho mai sentito, ragazzi. Ah, ma sono papere. Oh! Che cazzo si muove da queste parti? Mortacci vostre. Cos'è? Ah, posso bere. Giuro che quelle papere le farò saltare in aria, perché mi hanno fatto cacare in mano. Ho visto qualcosa che si muove. Sì, sì. Vedo roba che si muove, ragazzi. Ah, eccolo. Ecco, c'è un cannibale. Ti devo venire a prendere la batosta. Teschiata in faccia, brutto cannibale. Ma quanti siete? Quanti siete? Vabbè, io faccio l'assalto ai cannibali. Quanti cannibali ci potranno mai essere in un accampamento di cannibali? Lo scopriremo molto presto. Ah, ciao. Inizia a non vederci un cazzo, ragazzi. Inizia a non vederci un cazzo. Mettiamo l'M131, perché sennò veramente non vedo una mazza. E presto dovrei sentire cannibali urlare. Cos'è che ho trovato? Coins. Ok, mi servono a poco, ma va bene.
Dove stanno? Dove siete scappati? Questo prendiamolo che può essere utile. Ah, già ce l'ho. Ce n'ho già uno. Qui c'è un cannibale morto. Che si sentono le mosche schifose. Queste sono braccia umane. La cosa non mi fa molto molto piacere. Qua che cosa ci sono? Delle corde. Buone. Dove sono i cannibali? Li avevo visti. Li avete visti anche voi? C'erano, ragazzi, c'erano, giuro. Esploro un po' l'accampamento. Allora, ragazzi, onestamente, non so se voi ve lo domandate, ma io me lo domando. Ma come cazzo fanno sti cannibali a avere tutte ste valigie nei loro accampamenti? Cioè, ma da dove cazzo li hanno presi? Ma quanti cazzi di aerei sono crollati? Cioè, uno è crollato, quello in cui stavo io. Ma come hanno fatto a prendere tutta sta roba? Boh. Giusto per rendere l'atmosfera un po' più tetra, è venuto anche a piovere, ma ci mancherebbe altro. Cioè, signori, se non veniva a piovere qui era veramente una sfiga, perché non era possibile che non veniva a piovere, cioè, mi spiego, no? Eccoli là, i nostri amici cannibaletti. Ma ciao, ma come state bene lì? Ma io vi verrei a dare 4 schiaffi in padella, Findus. Però non so quanti siete. E c'è un coniglietto qui. E sono anche un po' gelato, ragazzi. Sta piovendo. È notte, non vedo una mazza. Forse sarebbe più prudente se io tornassi al campo. Non mi hanno visto, vero? No. Comunque sono lì, se ne stanno andando. Penso che questo sia il loro villaggio, ma non mi hanno ancora visto che glielo sto depredando. La cosa mi fa piacere. Quanti siete? Quanti cazzo siete? 5, 6. Ok, ragazzi, ho aspettato il giorno, mi sono rinfocillato un attimo. Così, diciamo, è un pochino più agevole andare a cercare questa caverna. Intanto cannibali non se ne vede manco l'ombra. Però io qua continuo a trovare un sacco di stracci. Il problema è che non riesco a trovare, ragazzi, i bowls, che sarebbero, come vi ho già detto, i liquori. Qua però continuo a trovare delle teste di cacca schifosa. Quanto siete brutte. Vabbè, mi accontenterò di questo caimano, che non è un caimano, è un lizard. Ma va bene così, perché mi porta un po' di armatura portatile. Non si sa mai, dovessi fare a botte con qualche energumeno strano. Detto questo, io vado in questa direzione e spero di trovare la caverna che mi aspetto. Insomma, ci rivediamo tra poco. Come al solito i pipistrelli mi fanno cacare in mano e mi hanno fatto trovare questa maledetta caverna. Sì, ragazzi, avevo ragione, di qua ci doveva essere una caverna. Ok, si entra di qui. Io a questo punto sono indeciso se metterci un... Che cosa ho preso? Ah, non posso portare le soda. Va bene, io quasi quasi ci metterei un pirulizzo, potrebbe essere utile. Dai, mettiamoci. Ok, il pirulizzo rosso è stato messo. Ora non mi resta altro che entrare in questa caverna. E che Dio me la mandi buona, ragazzi. Bene, mi fa piacere che non vedo proprio una beneamata minchia. Quindi prendiamo almeno questa torcia e cerchiamo di vederci qualcosa. No, ragazzi, a me così mi fa troppo cacare in mano. Devo mettere almeno questa modalità qui. Almeno questa. Mi auguro di non trovare strana gente, troppo strana. Cioè, capite a me che, voglio dire, è sempre un po' un cacamento in mano, voglio dire. Ok, ok, signorino, lei ha perso un po' i capelli, me ne rendo conto, ma vorrei sapere se vado più avanti trovo qualche grassone brutto che mi carica in faccia? No, perché se lo trovo, cioè, ci ripenso un attimo. Ok, ragazzi, allora, di là ci sono dei cannibali brutti, di qua si va dritto e di qua si va a sinistra, non ci mancherebbe. Io sono un po' indeciso. Allora, quelli non nuotano, quindi potrei anche andare dritto e vedere che cosa trovo da questo lato, sperando che non mi caco troppo in mano, perché, voglio dire, un po' di strizza già me la sento sotto il sedere, ragazzi. E non credo che i creatori del gioco mi vogliano lasciare tanto facilmente una ascia preziosa come quella che potrei... Sì, ma se io scendo di qua, poi come cazzo torno su? Non mi sembra una mossa molto intelligente. Quindi proviamo ad andare a sinistra, se no mi toccherà andare dai cannibali a destra, ragazzi. Questo è il corridoio di sinistra. E non mi sembra che ci sia un granché di roba, se non una corda che, ok, mi prenderò. E qui che cosa c'è? Una lampada. Però io non vedo nemici. Chi è? Chi va là? Chi è che mi fa caccare? È il cazzo, non vedo nemici. E lì che cosa c'è?
Allora, un attimino. Ah, lì sopra è vuoto, però qui sotto è pieno zeppo di roba. Interessante tutta questa roba. No, che... pieno zeppo di immondizia, ma che schifo, sono finito nell'immondizia. Non posso più prendere corde, buono. Sono finito nell'immondezzaio di questi quattro cannibali schifosi. Ma che cavolo, e pulitevi la caverna una volta ogni tanto. Mamma mia quanto fate schifo, mamma mia. Allora, ufficialmente è un deposito, ragazzi. Non c'è una beniamata ceppa, però ho trovato le mie adorate bottigliette che volevo tanto trovare. Quindi molto molto utile questa strategia. Ma che cazzo sono sti rumori? Cioè no, fatemi capire, perché non è che mi spunta un qualcosa così dal nulla e mi inizia a caricare? No, perché, cioè, mi caccherei un attimino in mano. Ok. No, ma ragazzi, io sento seriamente rumori. Io li sento seriamente. Ma che cazzo c'è qui? Ma voi li sentite? Ma sono io pazzo? Ma perché le caverne mi fanno cacare in mano così? Perché? Perché? Va bene, io sono costretto ad andare a combattere quei brutti cannibali dell'altra zona e... mo ce vado. Vabbè, spero di non trovare roba strana. Ci sto per entrare. Allora, qui c'è della poltiglia umana. Quelli non mi hanno visto. Ma come cazzo fate a dormire così? Ma io me lo chiedo, ma come fate? Allora, sono solo in due. Sembra che siano solo in due. Qui c'è della merda umana, c'è un po' di schifo umano. Ma che cosa avete fatto? Avete Ah, mi hai visto, ma ciao! Ehi, devi stare calmo, che si sveglia il tuo amico! Non mi fare incazzare! Ehi, buono! Muori! Muori! Oh, e non ti azzardare mai più! Ecco perché c'era la merda umana qui. Perché morirete tutti qui. Vieni pure tu qua. Su, forza. Vieni. Cannibale di merda. Cannibale. Cazzo vuoi? Ah, schivi pure. E ti ho preso in faccia. E sei morto. E mi dispiace. E sei morto così. Che cazzo era? Io non ho fatto scorregge. Giuro non ero io. Non ero io perché questa era grossa. Comunque, che cosa c'è in quest'acqua di merda? Ma fa veramente schifo. Ok ragazzi, di qua si scende. Però temo per quello che potrei trovare giù. Ah, sì, ok, non c'ho quell'attrezzo lì. E provo ad andare anche di qua. Vediamo che altro c'è di qua. Qui dritto la prospettiva non mi sembra delle migliori, ragazzi. Qua c'è un'altra discesa. Potrei provare ad andare da questa parte e vedere dove ci porta. Perché se no devo tornare indietro da quella corda e vedere dove ci porta quella corda. Anche lì non è che... Ehi, ciao teschiolino. Dove cazzo sto andando? Nell'inferno sto andando. Ma porca miseria. Ok ragazzi, qui c'è un'altra cazzo di caverna. Si sta scaricando pure la torcia. Allora facciamo una cosa. Tu ti carichi le batterie, per favore. Grazie, che non mi va di rimanere qua con i cannibali della minchia. Cioè, sai com'è. Allora, salve signori. Voi siete rimasti impalati da quelle parti. Io qua non vedo una beneamata ceppa. Però qua davanti non c'è niente di buono. Che cazzo è? No, figlioletti di merda schifosi. Cosa c'è qui? La cosa non mi piace. Non mi piace per niente. Sento figlioletti che cadono e che si muovono. Qua ci sono pezzi di gambe. Direi... Eccola! Lo sapevo io! La vagina spider! No! No, eccola! E mo che cazzo faccio io? No! Senti, io... ci faccio... Ti incontro in un altro episodio. Per il momento mi sta bene così. E... fanculo all'ascia. Fanculo a tutta la razza tua. Fanculo a tutti.
tutto quanto di brutto possa esserci in queste caverne di merda, io scendo dalla corda, basta. Ma questi sono pipistrelli, ma che carino, pipistrellino! Oh mio Dio, ho ucciso il pipistrello, ragazzi! Ho ucciso il pipistrello! Quanti cazzi... Non è che poi vi vendicate contro di me, no, eh? Ma li posso mangiare i pipistrelli? No, perché poteva essere carino mangiare i pipistrelli. Ma che cazzo ci fanno dei pezzi di dita appesi? Non lo so, io non lo so. Ah, qua ci sono degli altri schifosetti. E no, ragazzi, l'ascia dovrebbe essere allora dietro quella corda. Allora, scusami, schifosetto, tu rimani lì. Tanto ci sono i pipistrelli che ti fanno compagnia. Mi fai passare. E ci sono pure dei resti umani dove penso che ti ammazzerò, perché non so perché voi cannibali morite tutti sui resti umani. Io intanto vado a prendermi l'ascia, grazie. Allora, ragazzi, mi tocca andare da qua. A questo punto io tirerei un flare giù, però. Lo accendiamo. Quanto cazzo è profondo sto coso. Non cadere! Non ti azzardare a cadere. E vabbè, ragazzi, devo scendere. Su, forza. Facciamoci coraggio. E spero di che non succeda niente di brutto alla mia... Ti devi stare molto calmo, riposati mentre scendi. Non ci dovrebbe essere brutta gente da queste parti. No, non credo. Non credo proprio. Allora, il fatto che tu sia stanco come un otre mi fa... Cioè, mi fa preoccupare. Che cazzo c'è qui? Minchia, quanto cazzo è lunga sta corda? Riposati un attimo. Ma quanto cazzo è lungo sto coso? Ma sto scendendo veramente nell'inferno. Sono giù. Sono giù. Ci sono dei bambini neonati schifosi qui da queste parti. E lì ci sono degli scatoloni. Ci sono degli scatoloni. Zitti. Cos'è sto rumore? Ci sono degli scatoloni. E mi auguro che ci siano... Oh mio Dio! Ho trovato il deposito di dinamite! Il deposito di dinamite! Ho trovato l'ira di... Che cos'è quella è? Quella è... Ah, Eccola! Ho trovato l'ascia! Volevo la capanna, ma va bene anche l'ascia, ragazzi! Ho trovato la... E voi questi scatoloni che ve ne fate? Ma guarda! Ma se ci sono riuscito! Ho vinto la mia paura! Ho trovato la mia ascia! Ho trovato l'ascia moderna! Ragazzi, questa dovrebbe essere l'ascia più potente che c'è nel gioco. E ce l'ho io! Oi, che cosa sei tu? Ce l'ho! Ho trovato l'ascia, ho trovato medicina, ho trovato di... Ma questa è la mia riserva infinita di... Cos'è questo? Un pennello? No, è vero, si può prendere. Come si fa a prendere? Dai cazzo, fammi prendere il pennello! Non me lo fa prendere. Cassette, DVD. Che ci fai con le cassette, con i DVD? Ma what the fuck? Ma what is this? Ragazzi, che dirmi? Ho trovato l'ascia più forte del gioco e ora mi sento veramente un figo della Madonna. Ho vinto ogni tipo di paura. Ho esplorato. Perché sento ancora questi rumori? No, ragazzi, ce l'ho ancora un po' di paura. Però ho trovato l'ascia. Quindi ora mi sento più forte che mai. Perché qua ci sono pezzi di gambe così buttati? Scusate, avete dimenticato dei prosciutti di esseri umani. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta e condividi. Ma soprattutto, scrivi hashtag coniglietto bello. Eh sì, perché ragazzi, c'ho la gabbia dei coniglietti e potrei portarli qui giù, direi proprio di no, quei cannibali di merda me li fottono. Quindi, hashtag coniglietto bello se sei arrivato a vedere il video fin qui. Ci vediamo nel prossimo episodio e buona visione dei prossimi video. Ciao a tutti!